Buongiorno a tutti, allora quattro call news del gigione come sempre e diciamo che nascono abbastanza, fanno incazzare, ecco diciamo che il termine giusto, le prime tre fanno abbastanza incavolare, tra virgolette, la quarta è una notizia di storia che fa sempre un po' di notizie storiche del passato, possono sempre essere utili. Veniamo alla prima che già ti girano i testi. Chiedevano il reddito di cittadinanza, ma erano tutto tranne che poveri e senza reddito. Sono 237 i furbetti scoperti dalla Guardia di Finanza di Locri, in Calabria, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura e nata da una precedente inchiesta sui falsi rimborsi fiscali e sui falsi braccianti agricoli. Tra di loro c'era chi aveva la villa e addirittura chi aveva una Ferrari, chi era tettolare di un'impresa ma aveva dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi e chi invece era in galera perché è mafioso. Libidine! I 237 furbetti tra aprile e dicembre 2019 avevano addirittura richiesto il reddito di cittadinanza. In soli nove mesi avevano ottenuto in maniera indebita complessivamente 870.000 euro. Sono stati però scoperti dai finanzieri grazie ad ulteriori approfondimenti su coloro che erano già stati denunciati nella precedente inchiesta. Gli uomini delle fiamme gialle hanno riscontrato così diverse anomalie nella DSU, le dichiarazioni sostitutive uniche, che sono alla base della richiesta di reddito. In molti casi vi era l'omessa indicazione di componenti del nucleo familiare anagrafico, del coniuge non separato, nonché del possesso di redditi di beni mobili, veicoli e moto, ed immobili, terreni e fabbricati. I casi più eclatanti venuti alla luce sono quelli di due detenuti per mafia, in carcere dall'estate scorsa nell'ambito dell'inchiesta denominata Canada Connection quello di un'intera famiglia riconducibile ad una cosca della Ndrangheta la cui maggioranza dei componenti ha una condanna penale definitiva con conseguente interdizione dai pubblici uffici e quello di diversi soggetti titolari di redditi alcuni anche oltre 55.000 euro libidine che però non sono stati indicati nel nucleo familiare vi sono poi alcuni intestatari di ville ed auto di lusso, tra cui appunto una Ferrari, e titolari di attività imprenditoriali con partita IVA che, pur avendone l'obbligo, non avevano presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Le indagini si sono quindi concluse con il deferimento all'autorità giudiziaria di 237 furbetti del reddito e di altri 73 che avevano sottoscritto le false DSU in base all'articolo 7 commi 1 e 2 del decreto legge 4 2019 che prevedono rispettivamente la reclusione da 2 a 6 anni e da 1 a 3 anni. I furbetti sono inoltre stati segnalati all'Inps affinché l'istituto recuperi gli 870.000 mila euro già elargiti e blocchi il pagamento del reddito per i prossimi mesi. Poi dopo uno dice ecco. Lì spende tanti soldi, quello spende tanti soldi. Poi, quando chi invece dovrebbe avere l'aiuto dello Stato e ne ha tutti i requisiti, non glieli danno. Chi non ce li ha trova sempre l'escamotage, quello che gli firma le cose. Gli accetta le cose. Disisitali, eh. purtroppo, disisitali. Come vi hanno letto oggi, finché continuiamo a trattare i furbetti da, da geni e le persone oneste da fessi, andremo avanti così. Veniamo alla seconda notizia perché mica tutti sono come Sunday. Se non sapete chi è Sunday andatevi a vedere il mio video precedente, metterò il linkino nel, nell'infobosco, come si suol dire, così qualcuno può andare a vedere il video su Sunday. Detto questo, notizia che arriva da Lecce, per la precisione Poggiardo. Anzi, no, no, è questa, questa la leggiamo dopo. Leggiamo prima questa. Quindi non arriva da Poggiardo, ma arriva da Catania, perché visto che parlo di Sunday, è questa la notizia. È accaduto appunto a Catania. L'uomo ha lanciato una pietra contro la giovane mamma e il passeggino con cui portava a spasso la sua bimba al rifiuto oppostogli dalla donna di dargli del denaro ed è stato così arrestato dalla polizia. Brutta aggressione in centro a Catania in pieno giorno. L'episodio è raccontato dal quotidiano online La Sicilia. È accaduta in una delle strade più trafficate della città, in viale Vittorio Veneto. Una giovane signora che si trovava lì insieme alla figlioletta di 5 mesi seduta nel passeggino è stata aggredita da un nigeriano, un estracomunitario di 29 anni, Kelvin Egubor. Sono state le urla della donna ad attirare gli agenti di una pattuglia di polizia che si trovavano in zona impegnati in un servizio di controllo del territorio. L'aggressione, così come ha raccontato la vittima, sarebbe scaturita dal rifiuto opposto all'uomo che aveva chiesto dei soldi. Il leggeriano ha reagito scagliando anche una pietra, pare con l'intento di colpire proprio il passeggino in cui si trovava la piccola. Anche alcuni testimoni intervenuti in aiuto della signora avrebbero raccontato la stessa dinamica dei fatti. L'uomo, con precedenti per tentato omicidio doloso, lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, è stato arrestato per tentata estorsione, così aggiungiamo al, al suo curriculum. Un'altra cosa nuova eh. Però queste sono le risorse che piacciono tanto a determinate persone. Preferisco fermarmi qui perché sennò divento veramente poco political. Veniamo invece alla terza notizia che arriva da Poggiardo in provincia di Lecce. È tornato in libertà Luca del Prete, l'impiegato postale di 41 anni, residente appunto a Poggiardo, arrestato con circa 360 grammi di Maria Giovanna nascosti in casa. Il giudice monocratico Alessandra Sermarini, pur convalidando l'arresto, ha rimesso in libertà del prete. L'insospettabile spacciatore, difeso dall'avvocato Giovanni Montagna, ha messo ogni addebito dichiarando che la droga trovata dai carabinieri doveva essere spacciata perché si trovava in difficoltà economica dovendo pagare un mutuo pluridecennale. Lunedì l'uomo chiuderà i propri conti con la giustizia, parteggiando un anno di ricolusione, così come concordato dal suo avvocato con il pubblico ministero Giovanni Gallone. L'uomo è finito nei guai dopo una perquisizione eseguita dai carabinieri della stazione di Poggiarlo, che avevano raccolto una serie di elementi che facevano ipotizzare un'attività di spaccio gestita da Del Prete. Sospetti fondati. I militari infatti hanno trovato, hanno sequestrato anzi complessivamente quasi 360 grammi di marijuana insieme ad una bilancia elettrica di precisione, un taglierino e un rotolo di nastro di imballaggi. Vabbè, eh, d'altronde se uno ha bisogno di, di arrotondare eh, qualcosa deve fare. Non dico, niente, non dico niente, Preferisco non dire nulla, ognuno tragga le conseguenze, le, le, le risposte che vuole. Come dico sempre, io preferisco darvi la notizia e non aggiungere altro. Veniamo a una notizia eh, di storia. Un po' di storia, un po' di ripasso di storia fa sempre bene. Nella vita di Giulio Cesare, non è necessario ricordare l'importanza. Tantandosi del condottiero romano più celebre e uno dei comandanti più famosi di tutta la storia. Nato nel 100 a.C., nel 74 si trovava in viaggio verso l'isola di Rodi per una vacanza a studio. Esistevano anche allora le vacanze studio, al fine di imparare la cultura greca, un'esperienza caratteristica delle classi romane più abbienti. Durante il tragitto in mare, Cesare fu rapito dai pirati che lo condussero all'isola di Farmacussa, oggi Farmaco, di fronte alle coste, alle coste, alle coste, alle coste turche. I pirati, forse inconsapevoli della dello dell'ostaggio da loro rapito, gli chiesero un riscatto di 20 talenti d'argento, circa 620 kg, ma Cesare li sbeffeggiò dicendo che gli, avrebbe dovuti, gli avrebbero dovuto chiedere al minimo 50 talenti. I pirati ascoltarono il consiglio del condottiero e gli chiesero ovviamente 50 talenti d'argento, una situazione piuttosto surreale. Il romano mandò quindi i suoi uomini a raccogliere l'argento necessario a Mileto, attendendo il loro ritorno a Farmacussa. Durante il periodo passato con i pirati, complessivamente 38 giorni, Cesare non temette mai per la propria vita, arrivando a sbeffeggiare i pirati più volte. Il condottiero aveva a disposizione due schiavi e il medico personale e partecipò alle gare dei pirati, alle cene e ai loro tornei. Durante quel mese compose numerose poesie che sottopose al giudizio dei suoi carcerieri ai quali continuava a ripetere che, una volta liberato, li avrebbe fatti uccidere tutti. Pagato il riscatto e ripreso al mare, Cesare giunse a Mileto dove trovò Iunco, il, propr il proprietore della provincia d'Asia. Che lo aiutò a formare una flotta con questa Cesare tornò a farmacussa dove catturò i pirati e poi diresse alla volta della Bitigna per farli giustiziare da Marco Iunco stesso il propretore ora però interessato al denaro dei pirati pensò di ordire una trama contro Cesare in modo da rubare il bottino dei pirati e venderli come schiavi il grande condottiero romano non si lasciò girare e, prelevati i pirati dalla prigionia in Bitinia, li crocefisse uno ad uno, strangolandoli prima di metterli sulla croce. L'esperienza significativa è riportata da Plutarco nella sua biografia di Cesare. Fu importante per testimoniare anche a Roma l'importanza della parola e della decisione del futuro condottiero romano alla vicenda fu tratto un film completamente romanzato e con pochissime attinenze storiche del 1962 che si intitolò proprio Cesare contro i pirati. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, Tre belle anzi quattro belle notizie o se preferite tre notizie con news di gennaio, diciamo più o meno, gennaio 2020, è una bella notizia storica che così un ripassino di storia non fa mai schifo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.